soccorso alpino, antiterrorismo e antidroga, che vedremo all'opera. L'obiettivo che si intende raggiungere mediante l'addestramento è quello di poter disporre di un cane capace di segnalare al proprio conduttore la presenza di sostanze stupefacenti, comunque e dovunque occultate. Per ottenere questo risultato sarà necessario abituare l'animale a reagire in presenza dell'odore di narcotici. Ne consegue che il conduttore, oltre a conoscere a fondo il proprio cane, dovrà sapere correttamente interpretare le sue reazioni. In questo momento osserviamo all'opera una faccenda di antidroga composta dal brigadiere capo qualifiche speciali di Sesta Mauro, con il cane di Verò, coadiuvata dall'istruttore cinofilo maresciallo capo di Corsi Francesca. Si simula un controllo a due autovetture, come accade quotidianamente durante le normali attività di servizio. In una delle autovetture da controllare è accuratamente occultata la sostanza stupefacente. Durante l'addestramento è